Professor Del Vecchio, allora partiamo da questa bellissima collaborazione che ha visto di nuovo il Conservatore Cherubini, degli allievi del Conservatore Cherubini, partecipare alla stesura, alla composizione, alla realizzazione delle musiche di questo film, che poi ha una storia essa stessa molto È una particolare. storia intrigante, una storia interessante, una storia che racconta le avventure di quattro giovani siciliani, perché il film è ambientato in una zona bellissima, nella zona di Milazzo, e sarebbe la Costa delle Sirene, il mito famoso delle sirene di Ulisse. Ecco, in quella zona la storia racconta, il film trae origine da un romanzo di Nunzio Primavera, che si intitola appunto L'Oliveto delle Monache, e sono le vicende di quattro giovani, quattro ragazzi proprio, che cercano di salvaguardare il proprio territorio e di togliere dalle grinfie, diciamo, dell'imprenditoria rapace un monastero che ha come pertinenza un oliveto, bellissimo oliveto, di un monastero di clausura, di suore di clausura. Questi ragazzi cercano, riscoprono le proprie radici, il mito delle sirene e tutto quanto, e quindi lavorano, diciamo, per salvaguardare questo oliveto delle monache, e riescono nel loro intento, sconfiggendo, diciamo, l'imprenditoria rapace che vorrebbe mandare via le suore e costruire un resort di lusso per i ricchi russi, fra l'altro, che viene anche specificato a chi viene destinato, ai grandi oligarchi, ai grandi oligarchi russi che E vorrebbero come comprare. entra il Cherubini in Il questa Cherubini vicenda? entra in questa vicenda perché la regista, che è la Lucia Angela Gatto, è stata a, cioè abbiamo collaborato con Lucia Angela nel 2020, quando il conservatorio, grazie a una masterclass con Dario Marianelli, con il premio Oscar Dario Marianelli, grande musicista che ormai dal 2020 collabora con il Cherubini, conoscemmo Lucia Angela Gatto. Lei ci propose di fare un film ambiziosissimo, che era il film Rumon, del quale abbiamo parlato in altre circostanze, e stavolta è stata Lucia Angela che ci ha cercato di nuovo per comporre le musiche di questo film. E quindi, e fra l'altro, uno degli studenti è proprio, che è Gianmarco Contini, fatta Trade Union in questa Tra i due avventura, progetti. perché è Come stato. sono stati selezionati i ragazzi che hanno Allora, i partecipato? ragazzi sono stati selezionati, è stata fatta, come tutti gli anni facciamo, una pubblicizzazione della masterclass di Marianelli. Di solito si iscrivono sempre in diversi, provenendo sia dal Dipartimento di Composizione sia dal Dipartimento di Musica Elettronica. Questi ragazzi hanno chiesto di partecipare, Gianmarco per primo e anche altri ragazzi, e la selezione avviene in maniera naturale, perché alla fine è la regista che sceglie le musiche, se le piacciono le usa, se non le piacciono le scarta, e quindi alla fine sono venuti fuori le musiche soltanto di tre ragazzi, o meglio, Gianmarco Contini e Irene Fortunato hanno scritto la maggior parte delle musiche di questo film, e per un brano è stato anche scelto Lorenzo Milani, altro studente di musica elettronica e fra l'altro ora diventato da pochi mesi dipendente del conservatorio, perché è il nostro tecnico del suono della Sala Buonumore. E proprio poco fa c'è stato al Cinema Farnese di Roma, in Campo dei Fiori, quindi una Campo dei delle Fiori, zone più belle centro, di di Roma, Roma, la prima c'è nazionale. stata la Com'è prima andata? nazionale il 5 dicembre. È stato molto bello perché c'erano tutti gli attori che venivano dalla zona di Milazzo, perché la Lucia ha fatto un casting proprio serio da film, perché avendo a disposizione il finanziamento del Ministero della Cultura e del Ministero dell'Istruzione, aveva vinto un bando, quindi aveva un budget abbastanza consistente, ha fatto un casting, ha scelto gli attori giovani
dentro o comunque in collaborazione con un istituto superiore di una scuola di Milazzo, che è l'ITET Leonardo da Vinci, hanno fatto un casting selezionando gli attori e con anche attori professionisti, e quindi c'è stata la prima nazionale alla presenza della maggior parte dei protagonisti del film e siamo stati invitati a partecipare, volentieri abbiamo partecipato, ho accompagnato io come coordinatore del progetto di musica per immagini e del progetto Marianelli, l'ho accompagnato io, Irene Fortunato e Gianmarco Contini, e è stata una bella serata, un bel pomeriggio, anzi, è stato il pomeriggio del 5 dicembre e E ora abbiamo lo portiamo a visto il film. Firenze questo Ora lo film. portiamo assolutamente a Firenze, lo vogliamo vedere, lo vogliamo far vedere a tutti. È una bella storia, è un bel progetto. Dunque, questa bella storia ci racconta anche di come i ragazzi del Cherubini vengono immersi in un'esperienza di studio, certamente, di approfondimento, di alta formazione, ma anche di pratica, no? Di Assolutamente messa in sul pratica delle campo. proprie conoscenze. E Esatto. in questo il ruolo dell'insegnamento è centrale. Certo. Che ci riserva quest'anno? Allora, noi vogliamo continuare a collaborare, a scrivere e a sollecitare i compositori a scrivere musica, perché la cosa più importante, più appagante per un compositore in generale, ma per uno studente che studia composizione, è sentire le proprie musiche eseguite in un contesto concertistico, un contesto teatrale e anche, perché no, in un contesto cinematografico. Quindi noi stiamo lavorando proprio su queste tre versanti, perché in primavera porteremo avanti di nuovo il progetto Galileo, e quindi con il Museo Galileo i nostri ragazzi saranno invitati a comporre sul tema dell'astronomia, diciamo, mettiamola così in senso vasto, a scrivere musiche che poi saranno eseguite proprio all'interno del Museo Galileo in tre appuntamenti di maggio. Poi abbiamo anche avviato una collaborazione con una scuola di teatro, e quindi molto probabilmente riusciremo a mettere in scena degli atti unici di Chekhov, di Anton Chekhov, con le musiche di nuovo dei nostri studenti. E poi continuiamo sempre a lavorare nel campo del cinema, quindi se abbiamo ancora, se ci capiterà, avvieremo, abbiamo alcune idee, ma per ora è meglio non parlarne anche per scaramanzia, e continueremo a lavorare anche nel campo del cinema, in modo da dare opportunità, ecco, la cosa più importante è dare opportunità a questi ragazzi, nel mio specifico e per i ragazzi che studiano composizione, per il Dipartimento di Teoria, Analisi, Direzione e Composizione. Tornando al film, nel segno di Leonardo, no? Perché è bellino questo trade union, che a Milazzo c'è una scuola Ah, intitolata a bellissimo, sì, Leonardo, ci ho pensato anch'io, rimanendo in questo campo che è appunto quindi della creatività e della genialità, cosa l'ha colpita delle musiche composte dai ragazzi? Allora, i ragazzi hanno degli stili affatto diversi, perché Irene scrive in un modo, Gianmarco scrive in maniera completamente diversa, più sinfonica, più attenta alla strumentazione, invece Irene è più attenta ai dettagli sonori. E mi ha colpito la creatività di questi ragazzi, perché, e anche la loro serietà professionale, perché lavorare con un regista è difficilissimo, perché il regista ti spiega cosa vuole, ma non te lo dice in termini musicali, e te devi tradurre quello che vorrebbe il regista in note, ed è difficilissimo, frustrante a volte, divertente in altre situazioni, ma molto duro come lavoro, è un lavoro molto duro, e mi ha colpito la capacità di questi ragazzi di lavorare. Tra l'altro Gianmarco, lo dico fra parentesi, gli è capitato di dover lavorare in ottobre forsennatamente su questo progetto, mentre era stato chiamato nella giuria della Biennale di Venezia. Tra l'altro, come studente di conservatorio, è stato un giurato della Biennale di Venezia. Quindi è capitato di dover lavorare contemporaneamente, e mi ha colpito, e ha colpito anche Lucia Angela Gatto, la nostra regista, la serietà e la professionalità di Gianmarco, che ha le scadenze fissate
consegnava i lavori, era una cosa stupefacente. E questo dal punto di vista di un docente credo sia una E grande questa soddisfazione. sì, questa è la soddisfazione. Io non sono il suo docente di composizione, anzi, voglio ringraziare il suo docente di composizione che è Antonio Galanti, che è una persona disponibile e assolutamente generoso e nei confronti di Gianmarco, sempre disponibile, è lui l'artefice del successo di Gianmarco, oltre ovviamente a Gianmarco stesso che ha delle capacità fuori dell'ordinario.